Di Firenze, presentiamo per la terza serata il libro Archivio Storico di una famiglia di librai milanesi. Grazie Cosimo Cecuti per questo invito, Leandra Dantone e Cristina Muccioli. Grazie, sono io che ringrazio per aver scelto la fondazione per presentare il libro, questo bellissimo catalogo della casa editrice Libreria Bocca. Devo dire che quando Giorgio mi ha contattato per telefono è una doppia emozione. La prima per il legame che Spadolini aveva con la libreria. Spadolini adorava Milano, Milano era la città dove era stato eletto sempre al Senato finché non è divenuto senatore a vita nel 91. Era la città dove aveva diretto il Corriere nel 68, dal 68 al 72. Era la città dove era presidente della Bocconi, la più importante università italiana, studi economici, giuridici, come ne sappiamo, e che l'ha visto appunto presidente dal 74 fino alla morte per 20 anni, con Monti che era il suo rettore. Ha portato quell'università a livello veramente notevole da quando l'ha presa. Quindi Milano era un po' la sua città adottiva e il suo amore per i libri, quando da piccolo andava a Firenze, non avendo poche possibilità, andava per le bancarelle a cercare i libri, come racconta lui, di Gobetti o altri, quando erano anni dove c'era il regime ancora, nato nel 25. Poi a Milano la sua gioia era andare alla libreria Bocca, Galleria, e lì con tuo padre, insomma, era librario. Perché vedete, il discorso delle librerie, il discorso secondo me oggi è fondamentale, perché come quello degli editori e quello dei tipografi. Oggi si dice sono editori, in realtà editori più che altro sono tipografi. L'editore è quello che rischia. L'editore era Felice Lemonnier quando pubblicava Giusti, che la censura austriaca glielo portava via, quando pagava gli autori e rischiava sulle vendite, se li vendeva, li vendeva o se no. Oggi, quando appunto dice sono un editore, ma chiedi chi paga, la banca, i contributi universitari, a questo punto la parola editore è una parola sprecata, cioè quella di tipografo, ed è il tipografo quello che stampa su commissione. Mentre invece negli anni del Risorgimento e del Settecento, i tipografi, come pure i librai, erano a loro volta spesso tipografi ed erano anche editori. I librai erano editori, cioè pubblicavano libri, e qui abbiamo l'esempio con queste due collane che sono raccolte nel catalogo. Cioè, praticamente, insomma, oggi si entra in una libreria, si ordina un libro, si vede queste impiegate, quindi vanno al computer, guardano come gli avessi chiesto la cosa più strana del mondo. A meno che non sia proprio un best seller che l'hanno sentito parlare, come quello del generale, no? Ecco, dell'istruttorato, vanno a vedere, ce l'abbiamo, no, non ce l'abbiamo, glielo ordiniamo. E una volta la libreria diversa, si entrava in libreria dove il libraio, io mi ricordo, andavamo qui a Firenze alla libreria Lemonnier, via San Gallo con Spadolini, a Milano veniva alla tua, dove andava a dire cosa è uscito, cosa c'è sulla storia, sulla politica, eccetera, e il libraio consigliava. Il libraio aveva letto, il libraio conosceva i libri che aveva preso e li sapeva appunto presentare, dare, suggerire. Era un luogo di incontro la libreria, dove ci si incontrava per parlare, per confrontarsi, per anche discutere sui libri che erano usciti. E questo è un patrimonio immenso che si sta perdendo, che forse in gran parte è già perduto, non in tutte. Questo ne è un esempio, il fatto che Giorgio sia qua con il suo catalogo della sua storia, perché la sua famiglia anni 70 che compra questa piccola grande libreria nella Galleria, no? E che poi piano piano riscopre la storia della libreria Bucca che risale al 700, quindi fa questa sorta di passione di collezionare i titoli, se non ritrova tutti i volumi, che hanno caratterizzato quasi 250 anni di attività di questa libreria. Appunto, quando si dice libreria, non vorrei fosse un termine riduttivo. La libreria ha qualche cosa sulla diffusione della cultura di fondamentale importanza. E questo mi piace sottolinearlo. Questa è una delle librerie storiche più importanti, forse la più importante, certo fra le prime, pensiamo, mi pare addirittura che sia fra le prime che pubblicano i caratteri mobili stampati di Gutenberg, quindi siamo proprio all'alba della tipografia, della stampa moderna, perché Gutenberg rivoluziona con i caratteri mobili anche la possibilità di diffondere
le idee, lo sappiamo bene, con la controriforma, eccetera, di diffondere le idee e di diffondere i libri. E quindi queste due biblioteche, la piccola biblioteca di scienza moderna e la biblioteca di scienza moderna, che è stata pazientemente ricostruita dai nostri amici. E qua, guardando e scorrendo questi titoli, non solo titoli di opuscoli o di libri, ma anche con illustrazioni, con immagini, quindi una editoria insieme popolare ma anche raffinata, ma anche molto curata. Mi colpiscono i titoli legati al Risorgimento, no? Le biografie di Luzio, Carlo Alberto, Mazzini, Garibaldi, Cavour. Ora qui siamo nel territorio del Risorgimento con Spadolini, nel culto del Risorgimento. Ma poi c'era Le origini dell'uomo, Darwin e Lombroso, che allora oggi sembrano temi normali. Allora erano non solo all'avanguardia, ma facevano quasi scandalo. Io ricordo con gli scritti delle Monnier successori, quando la nuova antologia pubblica scritti su Darwin, e quindi l'uomo che discende dalle scimmie, bestemmia assoluta, si viola tutti i crismi delle religioni, delle fedi e compagnia bella, cioè la scienza che era quasi da aver paura, di vergognarsi a dare spazio alla scienza, e la filosofia allora moderna, Nietzsche per esempio, e il socialismo e l'economia, Loria e la Priola, le biografie, quelle di Ciampini, docente alla nostra università, soprattutto su Napoleone, e la biblioteca delle scienze moderne con la filosofia, Spencer, Schopenhauer, Spinoza, tanti titoli di questi personaggi, tanto desiderio di farli conoscere, di far conoscere il loro pensiero, che non era neppure facile. E poi le grandi film, insomma Gaetano De Santis, ragazzi, dico, è la storia dei detti, no? E Forel con la questione sessuale, ma la questione sessuale nel 1914 deve essere qualcosa di rivoluzionario. Lo era ai tempi miei, quando andavo a scuola, ai licei, che siamo negli anni 60, figuriamoci nel 1914 cosa deve essere. Mosca, gli elementi della scienza politica nel 23. Mosca è l'unica prima edizione che mi manca, perché ahimè Mosca era parlamentare, ho la seconda edizione, ma la prima si trova in giro, ma è firmata da Benedetto Croce, da un libro da $7,000, quindi per ora non è detto, magari trovo un'edizione. E poi Jemolo, Carlo Arturo Jemolo, insomma, state in chiesa gli scrittori del 600 e 700, cioè scrittori che negli anni 20 erano agli inizi, che poi sappiamo che nel dopoguerra, come Jemolo, come Mosca, diventano invece scrittori di larga divulgazione. Quindi in un certo senso questa biblioteca non era solo una biblioteca che cercava di andare incontro alla lettura anche popolare, ma era anche una biblioteca di dare altri contenuti scientifici portati in termini intelligibili. Quindi è stato per me una scoperta leggere questo catalogo, perché l'Aglio Rocca lo sapevo, io ho fatto studi sull'editoria nell'Ottocento, Felice Le Monnier, ma non solo, Barbera, quelli che erano grandi editori, soprattutto toscani, e quindi la libreria Burca era un qualcosa di obbligo, insomma, che era un punto di riferimento per gli editori, per andare a vendere libri, avevano il riferimento della libreria Burca a Milano, come avevano quelli a Torino, qualcosa a Napoli, ecco. Però andare a vedere quanto in profondità avessero lavorato e prodotto quella che si chiama una libreria, ma in realtà neanche un grande editore ha fatto quello che ha fatto con queste due collane di Aglio Rocca, è stata una scoperta, non si finisce mai di imparare. Quindi vi ringrazio e do la parola al nostro moderatore che introdurrà il nostro discorso. Grazie. Allora, io Cosimo ti ringrazio intanto per essere qui, e oggi sono veramente emozionato per quello che ho visto precedente a questa prima esposizione del libro, e ritorno sulle parole che tu hai detto, perché effettivamente loro erano veramente lungimiranti, tant'è che un titolo che loro stamparono nel 1898, Cauzzi, le dottrine economiche di Karl Marx, fu addirittura ritirato dal mercato e lo stamparono 30 anni dopo, anzi 40 anni dopo, nel 1945. Quindi ce l'hai la prima edizione? La prima ce l'ha la Fondazione Einaudi a Torino,
No, la prima non sono riuscito ancora a trovarla, ma ci arriverò. C'è tempo, ci arriverò. Allora, senti, io ti voglio ringraziare perché stamattina sono arrivato con Cristina da Milano, un bellissimo viaggio, un'ora e mezza con Italo, e la prima tappa è stato il convento di San Marco, quindi siamo stati abbracciati dal Beato Angelo. L'ombra di Savonarola. Esatto, siamo stati abbracciati dal Beato Angelico, ma devo dire che dopo un pranzo spettacolare, qui vicino, è stato un abbraccio ancora più caloroso visitare privatamente la casa di Giovanni Spadolini, dove all'interno ho trovato anche le edizioni Bocca. Quindi posso dire che mi sento a casa. Hai ragione. A casa. E sono anche in ottima compagnia. Ti senti a casa perché? Perché ci sei te, ma lo so, e lei c'è la Cristina, c'è stata, no ragazzi, veramente mi sento a casa. Allora, i due personaggi che ho qui alla mia destra e alla mia sinistra sono due donne con le quali sono cresciuto, devo proprio ammetterlo. A sinistra Cristina Muccioli, che ovviamente molti conoscono, soprattutto nella social TV, visto che siamo in diretta. Lei è docente di estetica e comunicazione all'Accademia di Belle Arti di Brescia, di Milano, insegna anche all'Istituto Marangoni, ma è soprattutto un'amica. E alla mia destra, ti posso dare la madre putativa? No, questa che non è sputativa. Non è sputativa, non bella, tu sei veramente... No, Leandra... No, ti ho insegnato a nuotare. Mi ha insegnato a nuotare. La Leandra D'Antone mi ha insegnato a nuotare. E devo dire, spettacolare. Tra l'altro, tu, Leandra, vivi a Firenze, ma io te ci siamo conosciuti nella tua terra... A Catania. Cioè, in Sicilia. In Sicilia. E quindi qui bisogna ovviamente ringraziare anche Guglielmo Pacchione, che ha costruito con tanto spazio lì a Lagoa Resort nella valle di Noto, e quindi e ci ha fatto conoscere. E io come sempre mi porto tonnellate di fogli, ma poi non mi ricordo. Ma so che nella tua biografia, che mi ero preparato, perché tu sei professore senior, sei stata professore senior alla Sapienza di Roma. Sono stata professore ordinario. Ordinario, adesso sei professore senior alla Sapienza di Roma. Però nella biografia che io ho nella bibliografia che io ho segnato, mi avevi detto, perché tu praticamente mi avevi detto che non era molto aggiornata. Qual era? Ma non è importante, nemmeno io sono aggiornata. Come no? Tu sei aggiornata. No, guarda, allora ce l'ho qua, dai via. Allora, in si fanno troppe cose. Tra le tue pubblicazioni, giusto per inquadrare il personaggio, c'è La rete possibile, i trasporti meridionali, tra storia, progetti, a sua cura di Donzelli 2004. Poi cos'è che vuoi che preciti? Alberto Beneduce, il valore morale del risparmio, imprese storia, la storia dell'Iri, la storia Sicilia, la storia della Bolivia, il tavoliere delle Puglie, l'agricoltura, c'è tutto. C'è tutto. Però mi sono prevalentemente occupata di storia economica e istituzionale. Esatto. E oggi ti sei prestata ad occuparti. E oggi mi sono prestata per amore, però ne sono contenta perché io ti ho insegnato a nuotare e sono la tua mamma putativa, ma tu mi hai dato un'opportunità per imparare a navigare nel mondo dell'editoria, che non era esattamente un mondo che io avevo mai esplorato con un tale approfondimento, perché poi da questo libro mi sono venute tante altre curiosità, da questo bellissimo libro che è un catalogo di due collane storiche. Però innanzitutto anch'io voglio ringraziare, ti ringrazio per l'affetto e per la stima, la fiducia, e ringrazio la Fondazione, ringrazio Cosimo, che non vedevo da tantissimo, e che mi ha accolta con una bella espressione fiorentina o bellina che tu ci fai così, quando lui era nella mia commissione per il concorso in cattedra, non so se te lo ricordi. E quindi per me, e poi io ho lavorato a Roma, quindi non ho avuto grandissimi contatti con Firenze, mentre, però questa è una cosa che è interessante, cioè uno dei miei primi inviti a parlare a Firenze lo ricevo da un milanese, così come io spesso vado a Milano, spesso nel sud Roma, Bocconi, eccetera, però qui è la prima volta e quindi mi fa particolare piacere. Allora, parliamo di questo libro. Questo libro è prezioso nella sua documentazione e nella sua costruzione. È prezioso perché racconta una storia importante
che sta dietro tutto questo raccogliere materiale e andarlo a cercare ovunque, dalle camere di commercio ai cataloghi delle biblioteche alle bancarelle, ecco, con una passione e un amore e una ricerca di visione che sta proprio nella sua essenza. Ed è quello che io vorrei cercare di dire oggi, perché questo volume sostanzialmente edito sempre dalla libreria Bocca, che è stata rilevata da un'altra famiglia, che è la famiglia Rodetti, una piccola impresa editoriale familiare, racconta esattamente due storie imprenditoriali, una lunga, che scorre lungo il 700, l'800 e parte del 900, e una più recente. Quello che è miracoloso è l'innesto, secondo me, della vostra storia su quella precedente, e di questo è testimonianza esattamente questo volume, ed è l'innesto, per un innesto di dentro una visione davvero comune, che è una visione intellettuale e una visione di amore per la diffusione della cultura attraverso il libro, attraverso l'universo libro. E questa dei fratelli Bocca, librai editori da metà Settecento, a Torino, Milano, Firenze, Parigi, non mi pare siete stati in altre sedi, e Roma, e quella della vostra famiglia che ha rilevato l'azienda nel 78. Questa visione continua nel passaggio di testimone nonostante lo scorrere dei tempi e ha fondamento nella formazione ancora oggi dell'opinione pubblica, forse posso dire nazionale, no Cosimo? Come quella di prima, perché ancora ne abbiamo un gran bisogno, ed è una visione nazionale che segna esattamente la consapevolezza di come si è formato questo paese, non solo nelle sue divisioni, ma anche nei suoi elementi di culturali, politici, emotivi, scientifici, comuni e condivisi in tutto il territorio italiano. Di questo voglio un attimo poi parlare. E questo sempre nello stesso spirito dell'importanza della missione culturale civile del libro, non del libro. Io ne ho scritti libri, sono un autore o un editore, ma non avevo capito di non contare nulla se ho scritto solo il libro. Il libro è diventa un universo civile e culturale nella misura in cui è diffuso, è fatto conoscere, ed è fatto conoscere secondo un'opinione e una coscienza culturale e politica. La prima impresa culturale ha avuto sviluppi dal 700 a tutti gli anni 50, ed è stata rappresentata dalla carta stampata. In questo sto parlando di due storie tecnologiche in parte diverse, o meglio, che si sono svolte entro orizzonti temporali diversi. Quella attuale ha attraversato la carta stampata. Questo è un bellissimo libro edito che io sono felice di toccare ancora, di carta, poi parliamo anche di questo. Fino alle tecnologie della rivoluzione digitale, tu Giorgio hai avuto pienamente questa consapevolezza, perché hai costruito i cataloghi, realizzi la comunicazione attraverso i social, attraverso le reti, e hai voglia e consapevolezza di essere di fronte a una sfida e di doverla vincere, che è la sfida di non perdere il libro di carta e comunque di fare... Beh, non mi fa piangere però. Ora, tuo padre piange. Appunto, che hanno piangendo fino adesso. Adesso mi stiamo soltanto. No, fantastico. No, ma ti seguo. E credo che questo sia il senso di questa pubblicazione. Cristina Muccioli non lo poteva dire meglio. Ora piangi pure tu. Quando definisce la libreria una Wunderkammer, cioè una stanza delle meraviglie, dai suoi scaffali ai suoi arredi artistici che sono meravigliosi, che ci sono rimasta molto stupita, veramente è una camera delle meraviglie. E Giacomo Lodetti, mi dispiace che tuo padre non sia qui, io l'ho visto una volta, burbero, bello, come il sole, nonostante
la sua età, ci sono persone che si conservano bene. Ultimamente meno. Il padre, dico questo nome padre, lo pronuncio ad hoc, perché lui si è sentito molto un padre, un nonno, un figlio. Il padre è libraio, editore, un Omero, lo definisce Cristina. E poi, siccome la sua carriera è iniziata nelle messaggerie nel 1966, io aggiungerei un Omero messaggero di cultura attraverso l'opera libraria, che in questi giorni ho veramente capito, si svolge quasi tutta intorno a un libro, ma non consiste, come dicevo prima, solo e forse soprattutto nell'autore e nel suo testo. E purtroppo mi devo ridimensionare anch'io. Tu dici una frase bellissima, cioè lo dici in maniera molto efficace: un libro non è solo quello che vi si legge, ma stretto di mano di coloro che l'hanno voluto, concepito, concordato, stampato, distribuito, collezionato, carta, carattere della casa, carta, caratteri, casa editrice, famiglia, esempio incarnato di resistenza umana alla erosione del racconto e anche al cambiamento del racconto. Poi dici: Giacomo Romero della libreria storica ha 247 anni e non li mostra. E questo è l'innesto. L'innesto che fa un'unica storia di questa, non solo di questo bellissimo libro, ma del suo contenuto e anche dei suoi precedenti. C'è la mia amica Sandra Pescarolo, ciao, grazie. Allora, questo catalogo è ricchissimo, ma lo ha ricordato Cosimo poco fa, inutile che sto a ripeterlo, è ricchissimo sia da un punto di vista tematico del prestigio degli autori, e contiene titoli che esprimono e accompagnano i grandi eventi del tempo, con la consapevolezza del ruolo del passato, ma anche dell'evoluzione delle discipline e delle scienze di ogni tipo. Ci trovi tutto, dalla storia della filosofia, le arti, l'urbanistica, la psicologia, la musica, l'epistemologia, la fotografia, la sessuologia. Dici tu. Aspetta, e c'è, poi intervieni, uno scorrere di cultura politica e ideale, dal liberalismo al pensiero democratico, con c'è di tutto, di positivismo, determinismo biologico, evoluzionismo, attualismo, socialismo, insomma dell'anima dell'Ottocento. Dovessi dare un cuore a queste edizioni, è un cuore fondamentalmente ottocentesco. Infatti, apri una parentesi. In bocca iniziarono a stampare il primo libro che ho trovato, addirittura della prima metà del Settecento, sì. E poi diciamo che il grosso delle pubblicazioni iniziò con i famosi tre fratelli, Bernardo, Giuseppe, Maurizio. E praticamente loro. L'apice lo raggiunsero con Le mie prigioni di Silvio Pellico, con cui stamparono tantissimi altri libri, con Gioberti recuperarono un altro periodo di crisi. Però l'importanza di queste due collane editoriali, che tutti gli autori che loro comunque stamparono nel corso di questi due secoli e mezzo, li ripresero in queste due collane. Come il De Sanctis. Il De Sanctis non è la prima edizione, la prima edizione era di qualche anno prima, la stampò il padre di Giuseppe Giugno, il Casimiro, e il figlio l'ha ripresa. Quindi queste due collane veramente rappresentano l'ampiezza, la lungimiranza editoriale che ebbero. Infatti, su 682 titoli, 675 sono prime edizioni italiane. Quindi basterà questa. Perfetto, l'hai detto tu, così io mi risparmio. Io l'ho studiato il libro. Lo so, si vede. E comunque altri autori sono Nicefaro, Lombroso, Evola, c'è Kautsky con il Marx, c'è veramente tanto. L'uomo delinquente e la donna delinquente di Lombroso, fantastica questa sequenza. Ma io voglio parlare un attimo, ricordare che il catalogo digitalizzato, non so se l'hai fatto tutto tu, contiene 36.000 titoli. È quello sul web. Sul web, appunto, perché parlavamo della tua sfida. Parliamo per tre volte l'ho fatto io. L'hai fatto tu per tre volte. E queste, e poi avete fatto insieme a Cristina anche due vostre introduzioni in cui raccontate un pochino quello che è stato detto, vi ho detto adesso, e che non ripeteremo perché sennò il libro è chi se lo legge, va letto.
Tuo padre è una figura fantastica, devo dire, affascinantissima. E allora, proprio per questo enorme fascino che ha esercitato su di me tutta la vicenda, anche il fatto che poi lui dal 79 ha fondamentalmente creato un catalogo d'arte, adesso tu stai facendo la tua parte, mi ha fatto venire voglia di cercare altre sue pubblicazioni. E ho trovato quel volume, aspetta, come si chiama? Arte Editoria Milano. Esattamente. Arte Editoria Milano. Arte Editoria Milano, veramente meraviglioso. Cioè, è un coso, un libro di 1200 pagine, in cui racconta la storia di questa libreria. Lui, tra l'altro, anche in questa introduzione, dice: questa libreria mi sono resa conto che riposava su una storia vasta e profonda quanto un giacimento, no, tu l'hai detto, no, lui l'ha detto. Lui, quanto un giacimento petrolifero, che è una cosa abbastanza significativa. Nel 36 approda la libreria Bocca e nel 79 fa queste pubblicazioni d'arte. Non ritorno sulle pubblicazioni, perché ne ha parlato Cosimo, poi ne ha parlato tu. Voglio ricordare soltanto che le collane che hai scelto sono illustrate anche da copertine fino a una certa data. Hai visto la cosa che devi fare di nuovo? Sono veramente bellissime queste copertine d'autore, queste illustrazioni che sono veramente fantastiche, su cui vale la pena anche di scrivere un altro libro di carta da mettere online. Comunque, no, online lo presentiamo. Sì, online lo presentiamo. E poi ci sono anche collane, oltre a queste due collane fondamentali che hanno molto colpito noi storici, soprattutto con tutti questi titoli storici così belli, anche scientifici, anche di storia delle scienze. Ci sono queste poi collane, queste piccole serie di futurismo, romanzi occulti, italiani mistici, cose di tutto, roba dell'altro mondo. Breviari, mistici e tutto, ma soprattutto mi ha colpito l'occultismo con una pubblicazione su Dracula, fantastica. La prima edizione completa in italiano. Ragazzi, è una miniera veramente. E poi va bene, le pubblicazioni le avete ricordate voi, quindi gli autori presentano quindi questo catalogo delle più importanti. Queste due collane sono la piccola biblioteca di scienze moderne e poi la biblioteca di scienze moderne. Aspetta. E quello che ho notato anche in questo libro è che nella ricostruzione della vicenda della casa editrice, che ha avuto tante sedi, nel vostro innestarvi su questa tradizione, anche l'assunzione di una missione politico-culturale fondamentale, c'è però la centralità di Milano. Questo è un dato importantissimo rispetto ad altre case editrici, non a quella di Firenze, perché chiaramente Cosimo ce l'ha avuta sempre in testa, la centralità di Firenze nell'editoria. Ora sta dormendo, no. Sta pensando. Ecco. E invece in questa attività che avete fatto voi, sia in quella di tuo padre prima che in quella che stai seguendo tu, è molto forte il ruolo centrale, il ruolo propulsivo di Milano, che però viene rappresentato come centrale nella storia italiana, ieri come oggi. Cioè Milano, sia nella storia della libreria Bocca, quella che avete raccontato, che in quella che state cercando di ricostruire, è come se volesse fondamentalmente recuperare anche un suo ruolo, non dico di capitale morale d'Italia, ma di centro propulsivo di cultura, di innovazione, anche di innovazione di impresa, anche di impresa editoriale. Questo è un tratto. Beh, oggi Milano comunque è, diciamo, la capitale. Cristina intitola il suo saggio Labor et Honor cum Gaudio ed esprime pienamente la filosofia della nuova libreria Bocca e dei suoi ultimi protagonisti, piena di amore per la cultura, per il libro e per il pubblico. Ci sono tutte queste traduzioni, non le ricordiamo perché sono tante, me le sono segnate, che non sapevo che mi ricordavo. Fantastico. Allora, qual è la bellissima storia di Giacomo?
Comincia con le messaggerie italiane nel 79 e acquisisce la libreria a Bocca dalle librerie italiane lunghe che l'avevano rivelata. E nel suo contributo definisce questa impresa il suo sogno di carta, che è un titolo meraviglioso, che ha condiviso con la sua famiglia. Non fa altro che parlare di Donatella, tua mamma, che io non ho conosciuto, di Monica, come si chiama? Gabriele. Gabriele, Laura io la conosco, però non fa le dita. Diventa azienda leader, la messaggeria italiana era azienda leader in Italia proprio nella distribuzione di libri e giornali di grandi case editrici. Però Giacomo sceglie una missione specifica, che è quella di promuovere, entrando nella società per la promozione dei piccoli editori, di promuovere esattamente la piccola impresa editoriale. Ho capito meglio questa sua missione attraverso questa pubblicazione, appunto, editoriale a Milano, con i suoi, che si intitola Editoriale a Milano, la libreria Bocca, in galleria con i suoi testi introduttivi. C'è una dedica ai figli, e scrive, come tu dedichi ai tuoi genitori questo, e qua c'è un imprinting fortissimo, proprio emotivo, culturale, ma anche di missione imprenditoriale, di senso dell'azienda, dicendo ai figli, dedica ai figli, dicendo studiare vi renderà famosi, dare onore al padre e alla madre, glorificherà gli antenati e arricchirà i posteri. Ed è tratto questo dal classico dei tre caratteri, che è una pubblicazione cinese, di filosofia cinese. Questa cosa, che può sembrare molto antiquata, superata, demodè, veramente, non all'altezza dei tempi, però io la ritengo bellissima, fondamentale nella motivazione della vostra impresa. È lui che oggi ti chiede, ti consegna in eredità il suo sogno di carta, e tu sei dell'era digitale, non ci sono dubbi. Quindi il suo senso della... parlando forse troppo a lungo. No, va bene, tranquillo. Quando tu puoi... Allora abbiamo fretta, tranquilla. La sua idea era che bisognasse, appunto, far uscire l'idea di libraio dal carattere asfittico al quale era attaccata la sua immagine. Quindi liberarlo da un vincolo che lo tiene prigioniero nella peggiore delle situazioni, quella di un immarginato. E conclude questa sua pubblicazione dicendo che l'ha fatta con grande ottimismo. Era il 1999, eravamo entrati nell'Unione Europea e stavamo per entrare nell'euro. Quello per tuo padre segna un momento di grandi possibilità. Viceversa, il saggio questo si conclude con l'inizio di una guerra, quindi... Ma che bello, carino! Comunque ci fa. Comunque, ha avuto un sette di stampa. E poi dice... Sì, appunto. Da sempre la cultura è il migliore degli investimenti. Parlando, appunto, di carta, di digitale, di cultura, di linguaggi editoriali, mi è venuto di pensare a una citazione da Umberto Eco nel suo libro sulla letteratura del 2003, quando dice: chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era qualcuno, c'era quando Caino uccise Abele, quando Lorenzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è l'immortalità all'indietro. E poi mi è venuta in mente una citazione da un libro di Mariolina Palazzolo, che tu conosci abbastanza bene, ha scritto delle cose bellissime sull'editoria, che si intitola I tre occhi dell'editore. E questo titolo Maria Ioanda Palazzolo, Mariolina Palazzolo, l'ha tratto da Alfred Doblin, che era un medico psichiatra, autore di saggi filosofico-religiosi, e il quale dice esattamente: l'editore sbircia con un occhio lo scrittore e con l'altro il pubblico, ma il terzo occhio, l'occhio della saggezza, è costantemente fisso al portafogli. Anche questa non è una citazione che nega
o che mette assolutamente in discussione l'autenticità della passione, il modo con cui è stata vissuta questa missione editoriale. E addirittura nel lavoro di Cosimo sulle Molniere, lui sottolinea proprio il passaggio da questi tre occhi a un occhio che vede invece soltanto il portafogli e che è rappresentato dagli eredi di Le Monnier, ma anche rappresentato un po' da molta editoria contemporanea o anche dal modo di distribuire il libro nelle stesse librerie, cioè se ci vai all'ordine o altro che salotti culturali. Quindi nel volume del 99 cosa fa? Fa una cosa bellissima, ricordando i grandi eventi paralleli alla storia della libreria che hanno aperto nuovi sentieri, secondo lui, alla vita del nome. Fa dei box, che ho fatto vedere a un'altra amica che è qua in sala, sono dei box con pillole di storia. Ogni anno mette... Sono gli eventi paralleli. Gli eventi paralleli, ma sono eventi paralleli pazzeschi, perché c'è... Qual è la mia madre, però? Ma meravigliosa, fra i paralleli. Cioè, dalle grandi scoperte scientifiche, l'innovazione tecnologica, l'introduzione di servizi innovativi, le pubblicazioni internazionali, la nascita di un pittore, insomma, le eventi politici fondamentali. E per il primo che ricorda, che è il box che contiene la nascita della libreria Bocca, ha come eventi significativi la soppressione della Compagnia di Gesù. Questo ti fa capire lo spirito proprio liberale, con cui inizia questa avventura, la rivoluzione americana del 77 e poi la rivoluzione francese del 89. Poi si sa, diventa la stamperia reale dei Savoia, ma questo secondo me è un aspetto secondario rispetto a quello che io vorrei ora, stringendo molto, sottolineare. Tuo padre sottolinea appunto come ogni con questi box, in cui c'è molto, ci sono molte edizioni, non solo quelle di Bocca, ma tante altre molto importanti e rilevanti della letteratura, delle scienze, della filosofia, della storia internazionale. E vuole fare rilevare come ogni vicenda imprenditoriale sia figlia del proprio tempo. E come nell'impresa libraria editoriale e familiare l'uomo d'affari deve essere valido e deve avere un valido organizzatore librario. Questi sono i due termini che rappresentano esattamente quello che poi finisce anche in questa storia, secondo me. Quindi sono un decanale di mio padre, sono figlio di mio padre praticamente. Ma sì, però se la scuola è stata... sono un'altra cosa. Allora, in questo no, perché la libreria Bocca che fai tu è ancora questo, e adesso è quello che ti dico. Lui fonda questo giornale dell'arte, giornale arte incontro in libreria e di cui fa un giornale. Che cosa stai facendo tu? Stai facendo gli incontri in libreria, dove di nuovo la tua libreria è diventata quello che è stata, che aveva forse un po' finito di essere per anni, prima che arrivasse un genio come te, no? E un animatore come te, perché sei pazzesco. Dalla costruzione, dai suggerimenti al Lido San Lorenzo, alla profondità e alla conoscenza della cultura e della diffusione libraria. E quindi di nuovo la libreria è diventata un centro di attrazione, cioè tutti ci vengono volentieri, vengono lì e continuano a discutere, e diventa un modo di comunicare, un progetto in cui si costruiscono sinergie fra autori, librai, artisti, galleristi, editori ed altro, insomma, altri tipi di attività. Sceglie l'arte perché è cosa che secondo me tu farai fino a un certo punto, se ho capito bene, perché per valorizzare proprio un pezzo della storia italiana. Tu sei figlio di un'epoca diversa in questo, no? Non sei il liberale italiano e basta, tu sei un intellettuale del mondo globale, chiaro? E questo cambia parecchio. E lui fa questa operazione che però non è tutta coerente, perché nel frattempo sono stati pubblicati non so quanti titoli anche in questa fase, e vengono però introdotte in questo catalogo anche pubblicazioni di tutt'altro genere,
Lui crede nel fatto che l'arte comunque dia ancora all'Italia una dimensione planetaria. Dimmi se non ci sono gli innesti. Ci sono, che sono anche contento. Allora, come ultima considerazione, devo fare un po' la meridionalista. Perché? Perché questa esperienza, che è un'esperienza di storia italiana legata alla cultura europea mondiale, è un'esperienza che è esistita nello stesso periodo in tutte le grandi città italiane e in particolare in quelle che erano state, che erano sedi di atenei, di università. C'era questo forte, c'era una grande cultura di élite. Voi sapete che combattere l'analfabetismo in Italia è stata dura e soprattutto è stata dura nel sud, però c'era questo dislivello forte tra la cultura alta e la cultura bassa, e in ogni caso è innegabile che la cultura alta di tutte le grandi città italiane, che avevano anche la fortuna di disporre di atenei, ma non solo, io non ho approfondito questo tema, però da quello che ho letto ho capito questo da Marilina Palazzolo, che si occupava proprio dell'editoria meridionale oltre che di quella nazionale, si capisce perfettamente che si tratta di un humus comune di intellettuali dello stesso spessore, di temi e conoscenze filosofiche, storiche, scientifiche, analoghe. A volte sono gli stessi autori che vengono riproposti negli stessi periodi dalle stesse collane, con altri libri però, che venivano riproposti da case editrici. Napoli, che c'aveva Nobili e Morano, piccoli, io parlo dei piccoli editori, non dei grandi, per cui magari le storie di queste grandi edizioni meridionali sono piuttosto note. Invece c'erano questi piccoli editori che hanno un ciclo evolutivo uguale: libraio, tipografia, cioè stampatore, editore, e che catturano con le stesse idealità la essenza, la sostanza politico-culturale e anche conoscitiva dell'Ottocento italiano, soprattutto dell'Ottocento. Poi nel Novecento, fino agli anni 50, ci sono altre pubblicazioni, ma come tu giustamente hai ricordato, rispetto ai tanti titoli che sono stati pubblicati prima, persino 100 scritti durante la guerra, che non... dopo ci sono delle pubblicazioni, non dico meno significative, però c'è un'attività si perde un po' e lo dice abbastanza bene. Ma sono quando significa l'Italia, tra l'altro questo è un dato che spesso mi piace ricordare, c'erano 21 università e su queste 21 università, su queste eccolo, Dracula, su queste 21 università, tre erano in Sicilia. E Napoli, che era stata la prima università italiana pubblica, fondata, ora non mi ricordo l'anno, eravamo nel 200, attraeva tutti, anche come città, come capitale intellettuale, attraeva gran parte della cultura giuridica nazionale e anche non giuridica, cioè c'era una grandissima produzione editoriale, stampa, giornali, quotidiani, insomma, non sto a ricordare questo. Però è fondamentale questo fatto che si ritrovino proprio gli stessi, che ci sia una partecipazione da tutte le parti d'Italia a una stessa, non solo opinione nazionale, ma anche a un'attività per costruire questa opinione nazionale. E infatti, che se ne dica, il Sud con le sue elite ha partecipato a tutte le, lo diceva Nitti in maniera molto efficace, a tutti gli eventi rivoluzionari anche alla fine del Settecento, comunque il Risorgimento, la unificazione italiana. Sti referendum saranno stati fatti da Quattro Gatti, ma Quattro Gatti era in Sicilia, Quattro Gatti erano pure in Toscana ed erano pure in Lombardia. Quindi esiste un'elite a cui possiamo attribuire una grande consapevolezza della costruzione nazionale, di cui sempre vengono sottolineati gli aspetti deboli proprio in riferimento a una differenza sostanziale, profonda, con
la cultura e la politica meridionale. Guardando alla cultura dell'elite, all'attività di piccoli editori, al modo di crescere di piccole imprese editoriali, questa cosa invece viene fortemente controdetta. In un bel libro, che non mi ricordo come si chiama, tra l'altro mi ricordo di averlo letto su Garen, che sottolineava però una cosa interessante, che è interessante per voi che state, che avete lavorato su Milano e che avete una certa idea di Milano, che è la differenza fra questi editori del sud, e Firenze invece aveva una consapevolezza forte della città, era che questi non guardavano tanto appunto alla produzione locale, no? Anzi, i grandi scrittori, che come voi sapete ci sono stati, i grandi studiosi, si andavano a cercare gli editori del nord, e invece questi editori librai editori, pubblicavano con più piacere opere di livello nazionale o addirittura pubblicazioni straniere, cioè guardavano, come poi è sempre stato, descritto bene, abbiamo ricordato il recente notizio, però non è abbastanza bene, no? Sai quanto mi teneva a raccontare un sud che era legato soprattutto alla cultura europea fondamentalmente. E quelli di Sicilia c'erano tre università, tre editori. C'era sicuramente un nesso con la produzione delle università, ma come voi sapete, per fortuna allora non c'era quel localismo per cui un professore universitario era del luogo. Questo è stato fino alla mia epoca. Anzi, venivano ad insegnare ai miei tempi tanti professori di liceo di Nordi, che poi facevano la libera docenza, ed erano degli ottimi docenti anche perché avevano avuto una grande esperienza dell'insegnamento al liceo. E quindi a Palermo c'erano questi Sandron. Ecco, proprio a proposito di Sandron, Garen ricordava proprio questo fortissimo interesse per la cultura che ritenevano la più moderna, esattamente, no? E per i filoni più moderni. Questo forse non è sempre stato un fatto positivo, perché il rapporto forte dell'impresa con il suo territorio e con la sua cultura, secondo me, è una cosa che dà slancio e anche resistenza nel tempo, non solo all'attività culturale, ma anche all'impresa stessa, all'impresa familiare. Allora, ora parlo un attimo di te, così ti metti a piangere. Cosimo, ti ringrazio perché Cosimo mi ha fatto leggere, mi ha dato, perché ho chiesto un po' aiuto per questa cosa. Ho visto che a parte che avevi paura di non sapere cosa dire, è stato bellissimo. Però so grazie. Allora, oggi tu sei autore e artefice dell'archivio che qui noi presentiamo. Però da anni sei animatore di incontri con i protagonisti della vita culturale pulsante di Milano, con cui hai dato una straordinaria prova di capacità di immaginare eventi e costruire legami, quella cosa di cui, scusami, ma qui c'è l'innesto con tuo padre. Tuo padre che parlava della costruzione dei legami dentro una libreria, dentro un salotto culturale, dentro un luogo in cui ci sono gli scaffali, le opere d'arte, il pubblico e la voglia di discutere. E tutto questo però l'hai fatto attraverso la rete web, ed è la tua sfida. Nella costruzione di ogni attività tu ci hai messo la carta e internet, il digitale. Quindi questo tuo salotto, secondo me, si innesta benissimo nella visione che abbiamo brevemente ricordato, proprio con questa nuova sfida. È una sfida digitale, è un sogno di carta, dice tuo padre, e questa è la consegna a te, a Monica e ai vostri eredi. La diffusione che mostri di saper vincere, già realizzando la digitalizzazione del catalogo e delle illustrazioni, ma anche svolgendo i dibattiti in rete, tutto come arma potentissima per farci ancora toccare i libri di carta. Finirai il libro,
Questo non lo sappiamo. Io faccio parte di quella generazione che ha bisogno ancora di toccare la carta, però molti di noi forse non sanno più usare nemmeno la penna e nemmeno la macchina da scrivere, perché non c'è più. Questo ha prodotto anche una rivoluzione, secondo me, anche di carattere neurologico, come si può dire, neurocomportamentale. Però io veramente vi faccio tanti complimenti e grazie. Ci sente. A proposito, mio padre, che è grande assente di oggi per problemi di salute, ma sta bene, si sta riprendendo, mi ha scritto una breve lettera, non lunga come quella della Lea, poi dopo passo la parola. Pensavo che non ci fosse. No, cioè, nel senso, c'è di un ricordo, perché noi siamo ovviamente ospiti di Cosimo Cecuti alla Fondazione Giovanni Spadolini, nuova antologia, e Giovanni Spadolini era un cliente della libreria. Allora, il mio ricordo personale, siamo tra i primi anni 80 e la fine degli anni 80, arrivavo con una cartella, ragazzino, perché io sono del 73, e avevo queste due figure immense davanti alla porta che mi bloccavano, ed erano i gendarmi, era Pinocchio, e questi mi dicevano: dove vuoi andare? Io devo entrare a fare i compiti da mamma e papà. Allora si aprivano e mi facevano entrare nella libreria, perché in libreria, seduto di fianco a mio padre, ragazzi, ricordi di bambino, c'era questo umone gigante che io poi mi mettevo lì su una pila di libri, guardavo il mio papà che parlava con questo umone gigante, che negli anni poi ho scoperto era Giovanni Spadolini. Questo è il mio ricordo personale all'interno della libreria. Bene. Allora, mio papà scrive: Giovanni Spadolini aveva una passione persino più forte della politica, i libri. E devo dire, con quello che ci circonda qua e quello che ho visto a casa sua, è vero. Se io dovessi costruire una casa, la farei come l'ha costruita Giovanni Spadolini. Da ogni stanza che sei, tu apri una porta e sei in una stanza di libri. Sei in bagno, apri una porta, entri nella biblioteca. Sei in camera da letto, apri una porta, entri in biblioteca. Sei in cucina, apri una porta, entri in biblioteca. È una sala continua di stanze dove la presenza è il libro. Tranne in bagno, in camera da letto, in cucina, in tutte le altre stanze c'è un libro. Quindi sarebbe la casa dei miei sogni. Allora, Sandro Pertini lo nominò presidente del Consiglio nel 1981 e noi l'avevamo conosciuto in queste vesti. In galleria a Milano dicevano che la libreria Bocca era la libreria di Spadolini. Lui si trovava sempre lì davanti alla vetrina e quando entrava col seguito, davanti alla Bocca si formavano piccole folle. Gli eravamo simpatici perché pubblicavamo libri particolari, numerati, a bassa tiratura, con carte pregevoli e argomenti interessanti ma dimenticati. È stato il primo capo di governo non democristiano nella storia della Repubblica Italiana, l'unico a provenire dal PRI. E per noi è importante ricordarlo perché il fratello di mia madre, direttore didattico Albano Manfrini, è stato il capo della segreteria del PRI di Ancona e per lui era un mito. Nel 1983 gli viene affidato il Ministero della Difesa, mentre nel 1987 viene eletto Presidente del Senato della Repubblica. Nominato senatore a vita da Francesco Cossiga nel 91, diventa Presidente supplente della Repubblica Italiana. Ricordiamo questo episodio perché tra i documenti dell'archivio Bocca è conservata una lettera contenuta in una busta con a rilievo lo stemma della Repubblica e la scritta Presidente supplente della Repubblica Italiana, che vi leggerò a breve. I nostri rapporti erano molto stretti, si poteva parlare di amicizia comune con i libri. Ci invitò nella sua villa a Firenze, in via Pian dei Giullari, la storica dimora estiva della famiglia. Partecipammo insieme, seduti allo stesso tavolo, ad alcune edizioni del premio Bancarella. Ma una curiosità che merita di essere segnalata era la modalità di un suo acquisto. Allora, non me l'ha scritto l'acquisto, ma vi spiego come. Dato che lui era spesso a Milano, lui veniva in galleria e attraversava di solito la galleria, perché la scorta lo lasciava in Piazza del Duomo, da Piazza del Duomo a Piazza della Scala, per andare a Palazzo Romarino.
Cosa faceva? Si fermava davanti alla vetrina della bocca e vedeva dei libri che gli potevano piacere. A questo punto entrava in scena Fabrizio. Fabrizio, che non faccio i cognomi perché è ancora attivo, dovete sapere che è un personaggio che nell'83 vince una borsa di studio ed entra nella Comunità Economica Europea. Dall'83 all'87 è consigliere di gabinetto del Ministero della Difesa, dall'87 all'88 è consigliere di gabinetto del Senato della Repubblica e dall'88 al 95 dirige l'Ufficio Affari Europei e Rapporti con il Parlamento. Oggi è consigliere d'amministrazione di una società per azioni controllata dal Ministero della Difesa italiana per le energie. Fabrizio ogni 3 volte all'anno apre la porta e dice sono a casa. Da Fabrizio viene ancora. Allora Fabrizio era l'amico, ovviamente era il consigliere di gabinetto, che arrivava con una busta chiusa per i miei genitori e diceva Giovanni ha scelto il libro. Quindi non entrava in negozio a chiedere un prezzo, lui vedeva un libro in vetrina, faceva l'offerta per il libro e la mandava in busta chiusa in libreria. Mio padre, ovviamente per il rapporto che c'era, di solito si avvicinava sempre, a volte addirittura dava anche qualcosina di più, a volte dava qualcosina di meno, e quindi quando lui non aveva tempo di fermarsi a chiacchierare, lui in questo modo acquistava i libri. E proprio da questo rapporto di amicizia ancora oggi Fabrizio viene alla libreria Bocca. Tra i libri che noi troviamo qua o a casa di Spadolini ci sono gli introvabili, che sono questi libri che mio padre faceva in edizioni limitate di 100 esemplari. E appunto quello che gli è stato regalato è dei difetti della giurisprudenza, quei difetti allora e oggi, di Muratore Azzolina 1991, col quale poi vi leggerò la lettera scritta agli altri. Sono Il picco della Mirandola, sonetti a cura di Armando Torno dell'81, Carlo Tognoli e Torno hanno fatto Mirabilia dell'83, abbiamo fatto De Pestilenza di Federico Borromeo, di Cigada e Torno nell'84 e gli epigrammi di Seneca a cura di Baglioni e Riposati nell'87. Il Presidente Supplente della Repubblica, Roma, 6 maggio 1992. Caro amico, vorrei rinnovare il mio grazie augurale per la bellissima edizione anastatica in carta speciale dell'opera di Ludovico Antonio Muratori degli effetti della giurisprudenza, un trattato che onora la cultura italiana del secolo XVIII. L'edizione è ispirata a grande eleganza nel solco della tradizionale legatoria italiana alla Libreria Bocca, che è già giunta all'8° volume della serie. Giunga il mio ringraziamento, il mio augurio, il mio saluto con affettuosa amicizia, Giovanni Spadolini. Questi erano i miei apporti ed è per questo che mi sento un po' a casa. A questo punto, caro Cristina, passa a te. Questa è la parte di mio padre, dopo c'è la mia. Cara Cristina. Allora, ti ritrovate. Allora, mi sento praticamente afona dopo quello che ho sentito da entrambi, conservo tutte le energie e il fiato per ringraziare per l'invito alla Fondazione Spadolini. L'ho detto, credo, a tutti quelli che hanno avuto l'infortunio di incontrarmi in questi giorni, sono molto agitata. Devo andare in questo luogo, mi sentivo e mi sento a maggior ragione profondamente inadeguata, avrei voluto prepararmi diversamente, perché contano i contenuti ma anche i contenitori. Io sono qua in una cornice di cui avevo molto sentito parlare ma che non avevo mai visitato, non avevo mai visto prima, e per me fa la differenza, no? Cioè aver visto il modo in cui ha collezionato, ha raccolto e ha suddiviso a modo suo la biblioteca, questa collezione libraria imponente, sia 100.000, sono 80.000, ora 100, quando è morto lui sono aumentati, sia qui alla fondazione che a casa sua, con una raccomandazione che ha lasciato poco prima di morire, che non mi ha colpito perché da lui uno se lo aspetta, però comunque mi ha commosso, in cui diceva che tutti questi testi
devono essere a disposizione dei giovani studiosi, cioè questo voler condividere. In genere il collezionista è assolutamente gelosissimo, non perché avido, perché i libri o qualsiasi cosa collezioni sono cosa sua, fanno parte di sé, no? Quindi lui ha effettivamente donato una parte di sé e si è rivolto ai giovani. Lui è stato giovane, brillantissimo e proprio per questo è stato ostacolato, è stato invidiato, come bene ha colto Buzzati. Ho visto un bellissimo disegno di Buzzati a casa di Spadolini nella, nel suo salotto, mi sembra, con soggetto l'invidia. Cioè una persona che più si avvicinava alla porta, a dischiudere, no, la porta del potere, più diventava piccola, rosa, ma dall'invidia altrui. Lui era invidiato perché è stato il direttore più giovane in assoluto del Corriere della Sera, che è il giornale della mia città e che è il giornale che io costantemente mi trovavo in casa. Una volta nelle famiglie si prendeva il giornale tutti i giorni, no? Cioè non mi ricordo di un giorno in cui il giornale cartaceo non sia entrato in casa. Lui è stato un giovanissimo e capacissimo direttore, ma come succede sempre o spesso, non per vittimismo ma per dati storici, ai giovani, non ha avuto il supporto e non ha avuto la stima, il rispetto, la fiducia che meritava. Non bastano le capacità delle persone, occorre la fiducia da parte degli altri, occorre appunto rischiare. Tu puoi dare fiducia a una persona che poi ti rendi conto che magari non se l'era meritata, ma, e non sarebbe certo stato il caso di Giovanni Spadolini, ma occorre rischiare. Su questa, lui si è ricordato di questo suo vissuto e, come avrebbe detto Giovanni Pascoli, ha voluto restituire per male bene, cioè pur avendo subito e patito un torto, ha voluto chiudere la sua vita nel segno della generosità e della condivisione, mettendo a disposizione più di 80.000 volumi e preoccupandosi che questa fondazione fosse nelle mani migliori, no? Fosse in mani fidate e affidabili come quelle appunto del professor Cosimo Cecuti, del professor Cosimo Cecuti, che ringrazio ancora per l'invito. Non ho molto da dirvi, perché semplicemente mi ripeterei su questo testo, se non una piccola cosa, diciamo così, fuori catalogo, che mi piacerebbe per gratitudine dedicare alla professoressa Leandra D'Antone. Perché io non potrò restituire il favore, soprattutto lei ha dato una lezione su come si presenta un libro. Io non sarò mai in grado di restituire il favore. Semplicemente come un piccolo gesto di gratitudine e di affetto, vorrei ricordare una parola che ha a che fare con il mondo dell'economia e con il mondo dell'etica. Ogni volta che si menzionano i soldi, lei prima molto acutamente, profondamente, ha parlato di imprenditoria e di terzo occhio, quello saggio che guarda il portafogli, e io trovo che sia molto onesto
Perché se un editore va anche al portafogli, per esempio, permette all'autore di vivere del proprio lavoro. È la stessa cosa che dovrebbero fare i galleristi con gli artisti, per esempio. No? Invece ci sono molti che retoricamente dicono: ah, non si fanno le cose per denaro, solo che il denaro, come dire, o uno usa il baratto, no? O ruba, o spaccia, oppure bisogna che onestamente si guadagni da vivere. Allora, permettere a una scrittrice, a uno scrittore, a un artista di vivere del proprio lavoro è un altro dei meriti dei galleristi e degli editori, e devo dire che i bocca sono entrambe le cose, il che li rende ancora più rari, praticamente marziani. Però, no, tornando a questa parola, la parola è caro e cara. Quando noi diciamo mi sei caro, facciamo riferimento proprio a un lessico, a un'origine, carus, che veniva utilizzato dai latini in senso propriamente monetario. Cioè, se una persona mi è cara, implicitamente io mi sto chiedendo quanto mi costa. In attenzione. È per quello che a mia moglie dà fastidio quando dico cara. Sì. Quanto mi costa in attenzione, in dedizione, in passione, cioè è traslato, no, dal mondo, diciamo, proprio monetario, economico, a quello affettivo, perché uno si spende, come si dice. E devo dire, preferirei dirlo alle spalle, a me piace molto parlare bene alle spalle delle persone, ma è qua, è pazienza, ma Giorgio si spende fino a consumarsi delle volte, cioè io ho paura che si polverizzi, no? Perché fa 380 cose insieme facendole bene. Io avrei potuto essere ricoverata per molto meno, no? Cioè, a volte lo vedo in azione nella sua, e ha veramente una passione infaticabile, un'energia, e comincia a fare le cose più ardite, più audaci. Abbiamo bisogno di audacia in questo periodo, nel momento peggiore, cioè quando chiunque gli direbbe ma sei impazzito, non è il caso. Lui ha cominciato il suo progetto, questo progetto, esattamente agli inizi della pandemia, quando c'era il lockdown durissimo e quando tutti si sono chiusi in sé e sigillati in una solitudine pericolosa. Lui ha cominciato a fare questa bellissima serie di incontri, uno al giorno, una fatica veramente anche interessante. No, iniziano 7 al giorno. No? 7 al giorno. Non ci ha mai lasciati soli. Cioè, la gente non poteva uscire di casa, non poteva andare in libreria, lui è venuto a casa nostra. Quindi lui può dire sempre sono a casa. Lo può dire nella casa di chiunque si colleghi, perché è così che ti fa sentire, no? Ogni volta che uno entra in libreria, si sente prima di tutto stordito dalla bellezza di questo scrigno pieno di gioielli librari, di gioielli artistici, sul soffitto, sul pavimento, probabilmente fatto di opere che sono state poi coperte, no, dal plexiglass, e uno cammina sull'arte. Queste sono le cose che a loro interessano, che viene da intersum, cioè proprio io ti sto tra i piedi, perché se una cosa non ti sta in mezzo, non te ne importa. Se la metti là sopra a prendere polvere, vuol dire che non ti importa. A loro interessa, e fa in modo che interessi a chiunque entri, perché non può non accorgersi di dove sta camminando, anche se non è interessato all'arte, no? Anche se non è interessato magari ai libri, entra per dare un'occhiata. Ecco, si trova veramente cinto dal più bello degli assedi in questo luogo. Ecco, l'altra parola che vorrei dedicare, tra l'altro ringraziando anche
la traduttrice, perché c'è anche una paziente doviziosa traduzione in inglese. Rosalinda Polato. Ecco, vorrei ringraziare moltissimo Rosalinda Polato. Per me loro sono degli angeli senza ali, quelli in cui credo, perché mettono in connessione mondi diversi, culture diverse, attraverso l'utilizzo plurilinguistico. No? Ecco, un'altra parola che a me piace molto e che ho sentito sempre viva nella libreria Bocca è la parola interprete, sempre profondamente legata al mondo del commercio, al mondo monetario. Non è legata, non origina nel mondo letterario, ma proprio nel mercato. A Roma, nell'antica Roma, arrivava uno che vendeva un bovino, perché il caput, no? Da cui il capitale erano proprio i capi di bestiame che uno aveva, e chiedeva una cifra altissima. E cominciava così, insomma, il negozium, la negoziazione. Poi arrivava l'acquirente, si infuriava, e allora di rimando controproponeva una cifra ridicola, risibile, bassissima. Iniziavano a litigare sul serio, e quindi tra di loro arrivava quello che faceva l'interpretium, l'interprete, quello che faceva il prezzo giusto. Allora, questa persona era considerata talmente virtuosa che l'interprete è rimasto anche in altri ambiti, tra l'altissimo e il bassissimo, dove veramente da Giovanni Spadolini a me, per dire, quindi dall'altissimo al bassissimo, nessuno si sente escluso, pur in un luogo di sovrana bellezza. Dicevo oggi a Giorgio, poi davvero mi taccio. Serio. Allora, sulla parte delle copertine, sulla parte grafica, che per me è preziosissima, bellissima. È bellissima, perché in particolare io non sono una passatista, una nostalgica, non, niente di tutto questo, però devo dire che l'attenzione in particolare alla grafica dei libri è scemata notevolmente, con poche salde eccezioni. Qua, soprattutto per gli studenti di arte e di grafica, ci possono essere degli spunti interessantissimi, cioè qui davvero è come aprire una cassaforte di cui Giorgio dà la combinazione, no? Con gli stili che interpretano perfettamente, incarnano lo spirito del periodo e del tempo. Non mi ricordo, c'era una cosa che dovevo dire proprio sulle copertine, che dicevo oggi a Giorgio, perché come ricordava lui siamo andati a visitare lui pazientissimo, perché l'aveva già visto, il convento di San Marco. Io volevo vedere dal vero di persona una cosa che tanto ho studiato e che non ho mai visto di persona. Ah, non l'hai mai vista? No, ah. Quello, la Madonna dell'ombra, no, quando io ero venuta facendo dei lavori al piano superiore, okay. E ho voluto andare a vedere quell'affresco che mi mancava. Voi sapete che nella Madonna delle Ombre, chiamata così perché ci sono delle leggerissime ombreggiature che danno i capitelli in stile corinzio, c'è una parte sottostante a cui nessuno ha mai fatto attenzione e che sembra una cosa così, insomma, anni 70, appena decorativa, magari per coprire il muro danneggiato, delle macchie di colore, così. Ci ha fatto caso un grande studioso, uno storico dell'arte contemporanea che si chiama Georges de Lieberman. Io ho scoperto questa cosa attraverso un libro, per dire, no, quanto davvero i libri ci possono svelare, permettendoci di abitare più mondi, no? Più luoghi, più. Io sono già virtuale, ero virtuale quando ero piccola con in mano un libro. Io sono stata 20.000 leghe sotto i mari.
questo ve lo posso garantire. E ho fatto il giro del mondo in 80 giorni e nessuno se n'è accorto, ero in camera mia apparentemente, ma stavo facendo il giro del mondo. Allora di Huberman si accorge che la parte sottostante invece è un'opera, ed è un'opera di Beato Angelico, lo stesso Beato Angelico con una pennellata lenticolare precisissima, raffinatissima, dettagliatissima, che usa lo sputo, cioè sputa del colore, che si mette in bocca, no? E poi sputa sulla parete. Erano pigmenti naturali, perché voleva rifarsi quei versetti biblici del libro del Genesi in cui si dice, si narra che Dio sputò nella terra, nell'Adam, da cui viene il nome Adamo, che era l'ocra, la terra ocra, per fare il primo manufatto artistico, la prima scultura, che ancora era una scultura, fino a che non gli diede vita, non gli diede vita attraverso il soffio. Quindi questo gesto che garantisce rinascita, non nascita, ma rinascita continua, è stato interpretato in maniera, secondo me, futuristica, se posso dire avveniristica, in un modo veramente sorprendente da Beato Angelico. Beato Angelico ha aderito, diciamo, a quel modello iconografico per cui tutte le Madonne, in particolare le Annunciate, avevano in mano un libro. Cioè la Madonna era le donne, che sono tutte le Madonne, erano responsabili della trasmissione culturale, affidata prima all'oralità naturalmente, ai figli e alle figlie. Erano la scuola in casa, cioè non erano la regina della casa nel senso che si occupavano delle faccende domestiche, è questo che vorrei. Erano responsabili della educazione e dell'istruzione, e il libro a quei tempi era così tanto importante che doveva essere protetto da una coperta, da una piccola coperta, ed è da lì che viene la parola copertina. Ecco, quindi ogni copertina che è stata doviziosamente riprodotta, fedelmente riprodotta qua, con un'attenzione davvero alla grafica, ai loghi, ai marchi, ai disegni, dove si passa dalla xilografia alla litografia, all'incisione, qui ci sono veramente dei capolavori, ecco, ha qualche cosa di sacro, ha voluto proteggere delle parole che non hanno bisogno che l'autore sia presente, che l'autrice sia presente, eppure ci parlano ancora. Questa è la magia da tenere tra le dita, come la vita, direbbe Conte, che ci regala il libro, per la quale io sarò sempre grata, ecco, ai Lodetti Family, per continuare in questa veramente faticosissima e meravigliosa avventura. Grazie. Allora, sarò molto breve dopo questi due splendidi interventi, ma ci sono ovviamente delle novità. Allora, in primis voglio ringraziare Rosalinda Apolato per le traduzioni, mia madre perché ha curato l'impaginato, mia moglie Anna Laura Cantone che ha curato la veste grafica della copertina. Invece di come vedete il libro, è una cosa che ho studiato io. Quindi ringrazio però coloro che hanno contribuito a fare quello che io avevo in mente. Allora, io chiedo asilo culturale, ma proprio asilo non politico ma culturale, perché io devo arrivare a presentare codesto libro, poi sceglieremo anche il parterre e i vari relatori, nelle università, soprattutto nelle università dove si studia storia dell'editoria, storia delle attività delle botteghe storiche, storia del libro, insomma devo arrivare all'università. Perché?
mancano due punti da studiare in questa grande ricerca, che sono il collegamento tra questo secondo Antonio Bocca attivo nella prima metà del Settecento e questo Giuseppe, Bernardo e Maurizio che nascono invece alla fine del Settecento, ma che le fonti dicono che nascono a loro volta da una famiglia di librai e stampatori. E poi l'altra cosa che sto cercando, no, basta questo, questi due collegamenti, e quando questo secondo Antonio Bocca inizia l'attività, perché le fonti dicono che secondo Antonio Bocca inizia l'attività nei primi decenni del Settecento, però io di queste fonti non ho trovato nulla. Io invece di questo secondo Antonio Bocca ho trovato un libro stampato da lui per l'Illustrissima Città di Cuneo, che è pubblicato all'interno di questo libro, che è del 1745. Questo perché? Perché se è vero che l'Antonio II Bocca inizia nei primi decenni del Settecento, la Libreria Bocca non solo è la più antica libreria d'Italia, ma diventa la più antica libreria del mondo. Del mondo. Perché adesso il primato è di Bertrand di Lisbona, che è stata fondata nel 1728 come casa editrice e nel 1732 come libreria. Quindi veramente questo giacimento, come lo chiamava mio padre, potrebbe veramente portare a grandissime sorprese, perché le stesse fonti che danno in attività l'Antonio II Bocca nei primi decenni del Settecento, quindi saremmo già la più antica, sono le stesse che mi hanno consentito di trovare la data di nascita del Giuseppe Bocca Senior, che le fonti, la Braida, la Vernazza, prima abbiamo visto i libri, lo davano nascituro intorno al 1790 e io ho trovato che lui è nato il 12 aprile del 1789 nel libro delle anime contenuto nella diocesi di Asti. Questo porta al fatto che ho dovuto mettere 3 pagine di ringraziamenti, perché durante la pandemia, non muovendomi dalla Galleria Vittorio Emanuele, diciamo che tutti gli archivi di Stato tra Milano e Lombardia sono stati da me contattati, però tutti, quando potevano, mi hanno dato delle risposte. Quindi non voglio andare in tutte le università del mondo, vorrei andare in università vicino ad Asti, perché da Asti, Cuneo, Torino o Lombardia si muove la storia di questa libreria. Questa seconda edizione verrà seguita nelle prossime settimane da una terza edizione e prendo appunto spunto da quello detto dalla Lea qui, dalla Cristina, ma che avevo già in mente di fare, ma che non avevo tempo, e volevo stampare il libro nel giorno di San Giorgio di aprile del 2023. Così esce anche nel giorno in cui sono nato, non sono nato, ma in cui c'è il santo col mio nome, praticamente lo aggiorno e aggiungo un regesto che con 2 paginette solo di fonti storiche, brevemente uno ha tutta la situazione in mano storiografica di questa famiglia che appunto parte dal 1745 con la stampa di questo libro, e soprattutto una cosa molto bella, che sono diventato matto anche qua, ma che ce l'ho fatta, ho trovato gli artisti che hanno realizzato queste splendide copertine e in molti casi si tratta di personaggi importantissimi, in altri casi hanno fatto una sola copertina e sono riuscito a trovare il nome. Allora, però anche qui ho ancora degli ammanchi, perché purtroppo molte copertine hanno, l'autista ha fatto una sola copertina o un paio di copertine, una decina di copertine, ma nessuna si è mai firmato, ha messo solo le iniziali. Però qui abbiamo trovato artisti tipo Eugenio Asier, Federico Beghelli, Giuseppe Boano, Pietro Bosoni, Mario Busca, Felice Carena. Felice Carena, che è un artista a cavallo tra 8 e 900, ha fatto 4 copertine per i Bocca. Abbiamo trovato Antonio Collino, pittore illustratore milanese noto per la produzione di cartoline, locandine e manifesti pubblicitari. Abbiamo trovato Angiolo D'Andrea. Angiolo D'Andrea per i Bocca fece centinaia di copertine, e Angiolo D'Andrea è lo stesso artista che ha realizzato
tantissime opere pittoriche, ma soprattutto in Galleria Vittorio Emanuele ha decorato il Bar Campari. L'affresco con i papaveri del Bar Campari della Galleria è un'opera di Angiolo D'Andrea. Quindi lavorava per la Campari e lavorava per il Bocca. Ho trovato Giovanni Galeri, ho trovato Giacomo Giorgis che ne fece una sola, Gottfried Graf, addirittura un pittore tedesco che è passato qua dove ho trovato solo le date di nascita, Adolfo Magrini, un altro grandissimo illustratore, scenografo italiano, poi Giovanni Maria Mataloni, anche lui pubblicitario, illustratore italiano, Morando Morandini che lavorava per la P-Studio, Paolo Parodi, insomma comparirà in questa terza edizione Arturo Stagliano, ma ne abbiamo trovati veramente tanti, quindi riusciamo a dare un nome anche a coloro che illustrarono queste copertine. E poi io sono già sicuro che riusciremo a trovare anche questi 6 monogrammi, di cui ho solo il monogramma e devo mettermi lì alla ricerca, ma il negozio di illustratori di quel periodo non ho nulla. Quindi, caro Cosmo, per questo tornerò sicuramente da queste parti, così mi metto qui a fare un po' di ricerche che avrebbe dovuto fare mia madre. Mi fa, ma non ti preoccupare, vai in vacanza a giugno, mi ha detto, quando torni io vado in biblioteca e ti ricerco io. Non c'è andata, ad oggi non c'è ancora andata. Spione. Ci andrà forse, no, ci andrò io. Comunque, questo è... veramente un sogno che si realizza. Firenze l'ho scelta ovviamente per l'amicizia che aveva Giovanni Spadolini con i miei genitori, ma soprattutto perché la libreria Bocca nasceva, come dicono le fonti, come catena di librerie. Quindi loro aprirono a Torino, a Firenze, a Milano, a Roma e a Parigi. Quindi le prossime tappe per presentare questo libro e chiudere il ciclo di dove avevano le librerie nelle varie città italiane e internazionali, l'ultima sede sarà a Roma, dove c'è una sede che rappresenti Roma e la Francia. Quindi prossimamente ci vedremo a Roma. Io vi ringrazio per essere stati pazienti, per averci ascoltato, ringrazio te Lea, sei stata fantastica, e tu Cristina, devo dire, no, grazie a voi, sempre al mio fianco, grazie.